era appassionato soprattutto di calcetto con gli amici, ma anche di ballo latinoamericano e di pugilato. Tutte attività praticate in modo amatoriale, ma che non potevano far pensare ad un problema di cuore. Eppure Andrea Iaquinta è stato stroncato a 20 anni proprio dalla sua principale passione, il calcio a 5. Le ultime sue parole scritte su Facebook mercoledì erano proprio per l'appuntamento della partita alle 22 nella palestra della scuola media Iona, dove si è accasciato al suolo e non ha più preso conoscenza, morendo in ospedale nonostante il pronto intervento dei medici. Un caso di morte cardiaca improvvisa, ipotizzano i sanitari, in attesa dell'autopsia. Amici e parenti sono stati sconvolti dall'imprevedibilità di quanto è successo. Mi mancherai un casino, scrive sempre su Facebook la sua fidanzata. Non sai quanto mi hai regalato 3 anni stupendi, non ti dimenticherò mai. Riposa in pace anche se non te lo meritavi. Tutti messaggi strazianti per la morte di un ragazzo che era ben voluto, simpatico ed educato. Ed è deceduto questa mattina alle 6:30 Simone Mezzo, il 23enne, accusato di essere uno dei 2 autori dell'attentato incendiario che ha completamente distrutto il pub Black Eagle di Castagnole Lanze. Era piantonato all'ospedale CTO di Torino con ustioni sul 90% del corpo e a nulla sono valse le cure dei medici in questi 10 giorni di agonia. L'altro piromane, Emanuele Bruno, di 35 anni, con ustioni minori, nei giorni scorsi, dopo essere stato più volte sentito dai carabinieri e dai magistrati, è invece stato trasferito dall'ospedale di Asti Cardinal Massaia alle Molinette di Torino ed è in via di guarigione. A Calosso è tutto pronto per la Fiera del Rapulé, il percorso enogastronomico fra i Croutin che come ogni anno attirerà per questo fine settimana migliaia di persone. Vediamo. Questi Croutin sono cantine sotterranee scavate nel tufo durante i mesi invernali da parte della popolazione che in quella stagione non aveva particolari impegni e che quindi costruiva questi locali che servivano poi come dispensa, come cantina, come frigorifero, insomma per la vita quotidiana in un'epoca in cui bisognava fare i conti anche proprio con queste necessità. Quest'anno abbiamo avuto per la prima volta il riconoscimento di fiera di ambito regionale, è stata proprio quella di fondare su questa tipicità storica, culturale, chiamiamola così, la costruzione di questo percorso enogastronomico che alla fine, diciamo così, ha lo scopo di promuovere il nostro territorio e le nostre tipicità. Gli anni scorsi abbiamo avuto circa 25.000 presenze nell'ultima Fiera del Rapulé del 2009. Quest'anno speriamo di superare questo numero. Abbiamo distribuito più di 85.000 fra degustazioni e piatti, anche questo è un numero che cercheremo di superare quest'anno. Quindi diciamo ci poniamo degli obiettivi di miglioramento, ma anche quantitativi, quindi un'affluenza maggiore di pubblico e un maggior utilizzo delle specialità del luogo. La Regione Piemonte quest'anno ci abbia dato dei contributi per diffondere non soltanto promuovere non soltanto il territorio astigiano ma tutta la regione Piemonte, significa che è una conferma di una presenza notevole e considerevole non soltanto appunto della regione ma da tutta Italia e anche dall'estero, quindi un obiettivo anche questo da raggiungere, aumentare ulteriormente la presenza turistica nel nostro territorio. Anche per oggi con le notizie dall'Astigiano è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e restituiamo la linea allo studio.